Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Toilettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro approfondimento interamente dedicato al mondo dei nostri amici animali. Come sempre parleremo di salute ed educazione, andremo a scoprire qualcosa in più del mondo della toilettatura ed infine conosceremo un amico a quattro zampe che cerca una famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, siamo come sempre in compagnia del dottor Alberto Brandi, oggi per conoscere due amici, ecco chi sono? Allora, questi sono due coniglietti di razze, diciamo una è un coniglio nano, un altro è un ariete e sono appunto selezionati per essere i cosiddetti conigli da compagnia, anche se poi qualsiasi coniglio può diventare da compagnia. Soltanto in Italia e in altri paesi abbiamo l'uso di, diciamo, cucinare questi animali. In altri paesi sono proprio considerati come un cane o un gatto. In Inghilterra, in America è quasi un delitto cucinare un coniglio. Quali sono le caratteristiche del coniglio nano? Allora, le caratteristiche del coniglio nano o comunque di un coniglio da compagnia sono quelle di un animale che, a differenza di quanto si pensi, è un animale sicuramente affettuoso, a cui piace giocare, interagire con l'uomo, e quindi un animale da compagnia che a tutti gli effetti può sostituire il cane e il gatto, chiaramente per chi ha particolari esigenze, magari non ha voglia di portare fuori il cane, oppure non vuole che il gatto magari possa rovinare la tappezzeria di casa, eccetera. È un animale che sicuramente può dare delle soddisfazioni. A chi è adatto? Sicuramente è adatto a tutti, sicuramente però bisogna prestare delle cure, delle attenzioni particolari e poi dopo sicuramente la gente si troverà bene con questo animale. Richiede infatti delle attenzioni, insomma, quali sono, a cosa dobbiamo pensare prima di adottare, comprare un coniglio? Allora, sicuramente spesso i coniglietti vengono presi o adottati nelle fiere, cosa che io vieterei assolutamente. Primo perché spesso sono malati, secondo perché siccome costano poco,
La gente si prende un animalino pensando che alla fine è quasi un giocattolo, e invece un giocattolo non è. Il coniglio ha bisogno in casa di una gabbia spaziosa, e volendo, prendendolo da piccolo, si abitua anche a fare i propri bisogni in una cassettina, però chiaramente non può stare sempre in gabbia, per cui bisogna almeno avere a disposizione un pezzo di casa dedicato a lui, perché bisogna, diciamo, approntare dei recinti in modo tale che il coniglio, essendo un animale a cui piace rosicchiare un po' tutto, non vada a rovinare i fili della luce, che possono essere pericolosi anche per lui, o altre cose tipo sedie o tavoli, eccetera. Ci sono tanti pericoli indubbiamente per un coniglio all'interno della casa se non sorvegliato a dovere. Certo, quello sicuramente, soprattutto anche lui può, ci possono essere pericoli per lui, perché bisogna stare attenti se uno, per esempio, ha un cane, bene o male l'istinto predatorio del cane è sempre di solito maggiore rispetto alle possibilità dopo di fuga che hanno il coniglio, e poi sicuramente i danni che possono fare loro. È un animalino che non ha grossissime esigenze, perché l'alimentazione deve essere, per esempio, la più semplice possibile. Loro devono mangiare erba, fieno, verdure, se il coniglio non tende a ingrassare, frutta, e stop. Bisogna evitare qualsiasi mangime, qualsiasi fonte di cereali che non costituiscono la sua dieta, perché il coniglio alla fine è un erbivoro, quindi alimenti commerciali sono quasi da escludere. Per cui l'alimentazione più è semplice, più il coniglio starà bene. Le malattie del coniglio alla fine non sono tantissime, chiaramente vanno vaccinati per le due malattie principali, però tutto poi dipende dall'alimentazione. Secondo me, io tutti i problemi che ho qua quando mi portano i conigli spesso sono legati a un'alimentazione sbagliata. Un'attenzione che uno può avere sono le correnti d'aria. Il coniglio non teme il freddo, cioè un coniglio può essere anche un animale da tenere in giardino se chiaramente è recintato bene, eccetera, perché non teme il freddo, teme invece il caldo. Quello sì, bisogna sempre avere una zona, anche se uno li mette in terrazza, coperta all'ombra, perché il sole li può far morire in pochi minuti. Siamo nuovamente in compagnia di Simone Grotti, oggi ci occupiamo dei cuccioli per conoscere quali sono le fasi critiche dell'apprendimento e della crescita del cane. Ok, allora, la prima fase critica, il periodo, è l'imprinting neonatale. Avviene dalla nascita alle prime due settimane, quando ancora il cane non ha aperto gli occhi, inizia a conoscere il mondo è molto ristretto, più o meno è quello intorno alla madre, la cuccia e la madre. Lui inizia a conoscere a livello tattile, cerca il seno della madre per il latte attraverso le zampe, quindi a livello di tatto. L'olfatto ancora non è sviluppato. E questa qui è una fase molto delicata e che gli allevatori sanno bene come gestire, perché bisogna manipolare i cani il meno possibile. A seconda di come la madre, possono succedere diverse cose in base alle eccessive manipolazioni, senza contare che a livello di malattie sono fragilissimi. Okay? Questa è la prima fase, arriva fino alla seconda settimana. Dalla seconda alla quarta è l'imprinting vero e proprio, quindi i cani iniziano a aprire gli occhi, iniziano a conoscere il mondo, a vederlo, ad annusarlo, perché l'olfatto ormai ha iniziato a svilupparsi, e hanno una maggiore mobilità, cioè riescono a spostarsi anche di un metro, mentre prima facevano pochi centimetri. E lì arriviamo in una nuova fase di apprendimento, che la principale via è sempre quella del senso del tatto. Capito? Il cane inizia a conoscere muovendosi con le zampe, inizia ad annusare, ad immagazzinare informazioni. Noi bisogna essere bravi a pilotare e a alimentare questa conoscenza, mettendoci delle piccole
difficoltà che i cani possono autonomamente risolvere, però che ci sono. Non dobbiamo rendergliela troppo facile, perché il cane deve, ha bisogno di crescere, di migliorarsi. Quindi ha bisogno di piccole difficoltà calibrate a seconda della taglia, la razza e tutto quanto, però che lo facciano crescere. Da lì, dall'imprinting, andiamo nella socializzazione. La socializzazione avviene dai mese e mezzo fino ai 3-4 mesi, varia a seconda del tipo. E qui il cane socializza, quindi impara a conoscere tutto. Se il cane manca in questa fase, oppure la viene curata e non solamente da un certo punto di vista, mi mostrerà delle insicurezze su altro. Quindi la socializzazione. Durante la socializzazione c'è un periodo che è molto importante, che va dalla ottava alla decima settimana, l'impronta della paura. Se in questa fase qui il cane crea delle associazioni negative, quasi sicuramente se le porterà dietro tutta la vita. Potrai lavorarle, migliorarle, però una base resterà. Fa parte della socializzazione ed è un periodo ben specifico all'interno, che è più o meno in compascia col 60° giorno, a seconda della specie, della razza, poi varia, perché è comunque conoscitivo e quindi di socializzazione, di conoscenza del mondo. Bisogna curarlo bene e fargli superare i problemi. Dopo la socializzazione c'è l'ordinamento gerarchico, ovvero il cane va dal quarto, quinto mese al sesto. Il cane cerca di capire qual è il suo ruolo all'interno del gruppo. Il gruppo può essere canino, oppure può essere umano, oppure può essere misto. Canino, umano, felino, qualsiasi cosa. E lì il cane inizierà a trovare, a cercare la sua posizione, a seconda delle sue caratteristiche, a guadagnare punti, diciamo, quindi a mettersi nel più alto livello gerarchico possibile. Noi dobbiamo essere bravi, anche se cucciolo, a dargli delle regole ben precise, che siamo noi, di modo che capisca e venga subito pilotato su quella che è la sua posizione. Dopo l'ordinamento gerarchico andiamo nell'ordinamento del branco, quindi il cane inizierà a creare delle vere e proprie sfide per stabilire qual è il suo posto in gerarchia. Sono due processi molto simili, soltanto che nel secondo è molto più forte questo cercare di scalare. Il cane è più grande, più cresciuto, più maturo di testa e cerca di farlo molto di più. Se lo porta avanti fino a X periodo, a seconda della razza, a seconda di quello che gli viene insegnato anche. Ecco, l'importanza della socializzazione anche attraverso le puppy class. Esatto, la puppy class è fondamentale che vada dai 2 mesi, che è il periodo in cui viene considerato un cane, fino all'anno di età. Perché? Perché il cane impara a gestirsi in tutte le varie fasi della crescita, i vari processi. Vanno fatti con cani più o meno della stessa età, quindi non si può mettere cani di 2 mesi con cani di 5, perché sono in 2 periodi critici diversi, però possono crescere insieme, imparano a gestire il morso nelle liti, imparano a gestire a comunicare tutte quelle che sono le posture, i segnali calmanti fra razze diverse e ogni volta con soggetti anche nuovi, ad accettare, a non accettare, perché non è detto che non tutti i cani sono estremamente socievoli, qualche cane piace stare da solo. E nella puppy class il cane deve anche imparare a rispettare quello che vuole stare da solo, quindi rispettare questi tipi di limiti. È una fase di crescita molto importante. Logicamente deve essere, non si possono mettere insieme e lasciarle allo sbaraglio, deve essere pilotata dai padroni. Perché? Perché comunque sia, tu sei una guida, tu sei un'autorità, tu sai cosa è giusto e cosa non è giusto per il tuo cane. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore.
Non siamo solo toilettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toilettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toilettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toilettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia, ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate. Per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Bentornati all'appuntamento con il mondo della toilettatura. Oggi per parlare di una tematica dei mesi invernali, l'accorciatura invernale del pelo del cane d'appartamento. Ecco, perché farla? Allora, diciamo che normalmente le persone credono che arrivati i primi caldi bisogna tosare completamente il cane e poi tenerlo col pelo lungo in attesa dell'inverno. D'accordo che il pelo e soprattutto il sottopelo, che nella parte diciamo più a contatto con la pelle, servono da termoregolazione, da protezione anche non solo dalle intemperie d'inverno, ma dalle scottature, dalle bruciature d'estate. Pensiamo a un cane tosato completamente perché il proprietario pensa che sia una situazione migliore per non fargli patire il caldo, lo portiamo sotto il sole a fare una passeggiata o addirittura al mare, colpi di calore a tutto spiano. Allora, che si fa? Consigliamo alle persone che hanno un cane a pelo medio-lungo di portarlo pure qui da noi o da specialisti del settore che sanno come accorciare il pelo, diciamo una metà altezza, lasciandogli un certo strato di pelo. Questo quando andrebbe fatto? Questo andrebbe fatto, diciamo, da fine ottobre a novembre. I cani hanno uno strato di sottopelo, come dicevo, che li protegge dalle basse temperature, ma anche da quelle alte. Questo è un patrimonio che ha il cane di difesa che non va assolutamente toccato né con la forbice né con la tosatrice. Quindi noi arriviamo a un punto tale di taglio che questo sottopelo, questo strato protettivo, non viene interessato. Ma che vantaggio abbiamo? Escludiamo il discorso freddo, perché al limite anche portarlo in giro con un bel cappottino non è male, soprattutto quando piove, per proteggerlo anche da questo sbalzo di temperatura tra il calore della casa e l'esterno. Soprattutto il cane, insomma, in questo modo resterà anche meno bagnato in queste giornate autunnali, invernali di pioggia. Questo è un evidente vantaggio. Un cane a pelo lungo ha più freddo perché? Perché trattiene più acqua. È come avere una pelliccia nostra qui e o avere un maglioncino. Un maglioncino ingloba meno acqua. Portando l'esempio, questo esempio sul cane. Un cane che ha il pelo lungo, lo portiamo fuori 5 minuti a fare la pipì, 10 minuti a fare la passeggiata, ci ritroviamo con un cane che ha un freddo terribile, è tutto bagnato, arriva in casa, puzza, lui si mette in cuccia per cercare di proteggersi e di riscaldarsi e prima che arrivi ad essere completamente asciutto passa la mezza giornata, che è arrivato il momento di riportarlo fuori. Quindi nel periodo invernale, quando c'è l'umidità o facciamo le
passeggiate sull'erba che è umida o piena di rugiada, i cani in condizioni non ottimali. Diciamo che se portiamo fuori un cane sotto la pioggia o al freddo, ma soprattutto dove c'è umidità, un cane col pelo un po' più corto si ritrova addosso meno pelo da asciugarsi. E anche meno nodi. Esatto. Ha fatto bene a farmi questa domanda che mi era sfuggita. Ed è questo, un cane a pelo lungo si annoda tantissimo. Di conseguenza non possiamo, se noi abbiamo fatto l'ultima tosatura, diciamo base, verso fine estate, tenerlo 6 mesi in attesa che faccia caldo, quindi 6 mesi abbondanti, con pelo integro e lasciato stare così. Ecco, infatti, se in caso insomma di non tosatura, di non accucciamento del pelo, cosa succederebbe al cane? Succederebbe che tutto il pelo non diventerebbe scorrevole così, ma si annoda in un modo talmente fitto che non esiste altra soluzione che andarlo a tosare molto, molto, molto basso. Allora è quello che noi non vogliamo, perché ci ritroviamo un cane nel periodo invernale completamente senza protezione naturale. Allora cosa facciamo? All'inizio dei primi freddi lo portiamo a tosare a mezzo pelo, lo teniamo spazzolato quando abbiamo quei 5 minuti, oppure tutti i giorni se ci fa piacere. Dopodiché noi avremo un cane molto più facile da gestire, soprattutto in casa, non bagnerà, non sporcherà i divani e soprattutto non puzzerà. Ecco, anche nel rispetto un po' della fisionomia del cane. Sì, perché il taglio è rispettoso della fisionomia del cane. Allora, io vedo in giro, ovviamente essendo la mia professione, la toilettatura, giudico e guardo dentro di me, insomma, come gli altri miei concorrenti lavorano. Alcuni sono preparati e sono rispettosi, ma vedo dei cani d'inverno andare in giro a pelo talmente corto che vedi palesemente che il cane ha freddo. Noi non abbiamo questa filosofia, siamo ben rispettosi delle esigenze del cane e del mantenimento della sua temperatura corporea. Non evitiamo totalmente l'effetto coniglio spelato. Bentornati allo spazio dedicato alle adozioni, oggi per raccontare una bellissima storia, una storia di Dexter che non cerca più famiglia perché l'ha trovata. Chi è Dexter? Dexter è un meticcio che è qui da noi al canile da 8 anni, è arrivato che aveva 1 anno e diciamo che ci eravamo ormai rassegnati che Dexter avrebbe trascorso tutta la sua vita qui al canile. Invece un giorno è arrivata Sabrina che cercava un cane, un altro cane da immettere nel suo nucleo familiare e dopo un giro all'interno del canile l'ultimo cane che ha visto è stato Dexter ed è stato amore a prima vista. E quindi Dexter la settimana scorsa ci ha lasciato ed ha finalmente trovato una casa ed è un cane favoloso, cioè noi l'avevamo già visto qua che era un cane favoloso, però ecco non aveva avuto ancora la sua occasione e ora è con Sabrina e ci ha raccontato tante cose belle e lascio parlare Sabrina che mi sembra la cosa giusta. Perché questa scelta, un'adozione insomma dal cuore, un cane di 9 anni? Sì, perché io generalmente li prendo così, cioè cerco sempre non il cane facilmente adottabile, ho sempre fatto così, insomma. E poi lui quando lo vedi non puoi lasciarlo lì, cioè io poi volevo fare altri giri, sono venuta prima qua, però poi con mia figlia continuavamo a dire è inutile vederne altri, ormai abbiamo centrato il barilotto in testa e abbiamo dovuto tornare a prenderlo. La vostra vita com'è cambiata con Dexter? Ma è migliorata, perché lui è un cane, non ha brutte abitudini di nessun tipo, lui sembra proprio che abbia sempre vissuto in casa. Va d'accordo con gli altri miei animali, con i miei figli, ringhia un po' mio marito quando si avvicina al divano se ci sono sopra io. Mi difende lui, vero amore che mi difendi? La sua vita invece com'è cambiata dopo 9 anni in canile? Lui mi sembra felice, ha la sua cuccia, sta al caldo perché gli piace stare vicino alla stufa e poi ha anche compagnia perché insomma... Poi io ho un ristorante e lui viene spesso al ristorante, è un cane da ristorante. Si possono e si devono adottare anche cani, insomma, non più cuccioli. Esatto, sì. Io la penso così perché cioè, i cuccioli hanno molta più possibilità
E invece se uno potesse prendere un cane del genere, a parte il fatto che secondo me c'è molta più soddisfazione e molto meno problemi, perché non vanno educati a non fare la pipì in casa, lui è perfetto, cioè non ho dovuto insegnargli niente. Beh, sono stati bravi sicuramente anche loro, perché non tutti quelli che ho preso erano così. Però è più facile che siano educati a quest'età che non da cuccioli, insomma. E hanno molto ancora da dare. Hanno moltissimo. Lui, ormai non dormo più se non ho il suo musone sul divano. Mette lì il musone e sta lì tutta la notte a guardarmi che dormo. È una cosa, guarda, meravigliosa. Forse ha paura che boh. E poi te l'ho detto, se sente un rumore di qualcuno che si avvicina al divano, lui subito ringhia, perché è come se mi dovesse difendere, insomma. Lo consigli anche ad altri di fare questa scelta? Tantissimo, tantissimo, perché io, ripeto, no, non è il primo e mi sono sempre trovata benissimo. E cioè, secondo me, che senso ha andare a comprarli o a prendere i cuccioli quando ci sono questi animali che hanno molto di più di un cucciolo? Sì, vabbè, lo cresci tu, però magari poi è viziato, non ha le stesse caratteristiche che ha un cane così. Non è possibile, perché un cane che ha sofferto oppure che non ha mai avuto una casa, quando tu l'hai in casa lui ti è riconoscente, quindi tutto quello che hai che ti dà molto più di un altro cane, insomma, secondo me. Poi secondo me io ne ho avuti tanti ed è così. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre alla prossima puntata. Cronache bestiali, una trasmissione realizzata con il contributo di Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi in via Corinti Corinto a Castiglion Fiorentino, dove l'amore per gli animali si unisce all'esperienza e alla professionalità. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi, tecnologia all'avanguardia per la medicina interna, la radiologia, l'ecografia, la chirurgia ostetricia, esami di laboratorio, anagrafe canina. Ambulatorio Veterinario Dottor Alberto Brandi ha sempre una risposta ad un consiglio giusto per le tue domande le più disparate, per la cura, la salute e il benessere del tuo amico a quattro o due zampe. Ci troviamo in via Corinti Corinto, a Castiglion Fiorentino, con telefono 0575 658484 per le urgenze 335 60 25 371. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto a Ecce Sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Maiano, Arezzo, 338-500-7197. Toelettatura Marchionna, perché il tuo cane o il tuo gatto meritano cura, rispetto e amore. Non siamo solo toelettatori, ma anche educatori cinofili. Comprendiamo le paure del tuo amico a quattro zampe, le sue ansie, le sue esigenze, i suoi timori, che dissipiamo con la nostra esperienza e professionalità. Toelettatura Marchionna è anche Grooming School, con dei corsi di toelettatura commerciale professionalizzante per avviarti con le competenze necessarie alla gestione autonoma dopo aver acquisito l'attestato di frequenza e partecipazione. Toelettatura Marchionna, in piazza Marchionna 8, ad Arezzo.